stato del mondo, ce l'abbiamo ancora qua, ce l'abbiamo, dai. Vediamo dunque al capitolo giustizia. Dopo l'ultimo assurdo atto giudiziario, dopo la condanna che ho dovuto subire questa settimana. E il militare ne conosce pas la diplomazia, il è superiore alla diplomazia. Se tu hai giocato la diplomazia, lui ti gioca sa tic-tac, la tecnica, e tu vas partire. C'est une occasion pour moi, devant le peuple de Guinée et au nom de l'ensemble du personnel de l'administration des douanes, nous vous prions de bien vouloir signer notre statut. C'est le seul corps paramilitaire qui n'a pas de statut. Bon, je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire. S'il vous plaît! La gol! Ogni persona che non sia accecata dalla faziosità politica può ben vedere che ci sono dei magistrati politicizzati che sono accecati dal pregiudizio e dall'odio nei miei confronti. Non è pas supérieur! La gol n'è pas supérieur aux autres! La gol n'è pas supérieur aussi aux magistrats! Lo statuto! Quand tu parles, c'est moi, vous avez posé le problème. La terza preoccupazione, lo stato della nostra giustizia che vuole eliminarmi. Mais vous ne pouvez rien si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays, si vous voulez conduire ce peuple à se déchirer, vous serez responsable devant l'histoire. Tutti possono finire nel tritacarne giudiziario semplicemente perché qualcuno, per qualsiasi motivo, ha deciso di farci del male. Vous ne faites pas votre travail. Je démets toute la douane. Je prends les jeunes. Je les fais recruter. Les jeunes recrutent. Je les envoie tous à la douane. Ci batteremo per una grande riforma della giustizia. Riforma che non può più aspettare. Deuxièmement, tu es suspendu de tes fonctions. Je suis pas un demandeur. Devono preoccuparsi solo i magistrati faziosi che usano la giustizia per convenienze personali o a fini di lotta politica. Si nous et les autres ne les poussent pas, ils vont pas laisser le pouvoir. Même pour aller aux élections de l'an 2009, là, ils vont pas le faire. Oui, mais depuis le 84, c'est les mêmes qui sont autour du pouvoir, les mêmes personnes. Qui commandent quella casta di poveri si è messi dal governo là e non si muove, capito? È vero, sono 20 anni che si spartiscono il potere, la destra e la sinistra, e noi cittadini paghiamo. Io non posso saltare perché ci siamo al governo insieme. Bref, dans la gouvernance autour du chef de l'État, il y a eu une véritable mafia, n'est-ce pas, qui s'est organisée pour prendre l'État en otage. Il faisait ce qu'il voulait parce que le pouvoir était purement et simplement pour une famille. Io sono una persona forte. Ho le spalle larghe. Ho i mezzi per difendermi. Mi batto, resisto, resto in campo. Migama! On est militaire. Thank you.
Tu as vu le militaire? Très très fort. Jusqu'à sa mort, rien. Lui aussi, vous verrez. Doucement, doucement, il va un peu. Ce qu'il a commencé là, retenez, il va faire autre chose encore. Une manigance. C'est la stratégie, tu vois pas? On risque de couper mon esprit patriotique. Je vais me décourager. Finalement, je vais. Et nous allons quitter le pouvoir. L'ultimo assurdo atto giudiziario ha indotto qualcuno a pensare che io potessi perdere la testa, mettendo quindi a rischio la vita del governo. Ma chi può fare, il paese va a prendere fuoco, perché persone ne può mettere la situazione, persone! Come sempre, anche in questo caso si sono sbagliati. Sono della polizia. Cosa vuole? Non ho fatto niente. Ma è successo? Ma ascolti, siamo qua a protestare liberamente. Non abbiamo fatto niente di male. Non abbiamo detto niente. Smettetela di romperci i coglioni. Non ha detto niente. E quindi, basta. Per favore, smetti di rompere i maroni. Giuro? Cioè non si liberi neanche di dire quello che abbiamo voglia al giorno d'oggi. Non ho detto che okay, allora mi devi solo dare gli documenti perché lo voglio identificare. Perché? Ti ha detto non ho fatto niente di male. Anche lei? Parlando con le parolacce. Parolacce mi sembra che ne hanno dette abbastanza, no? Sì. Ah no, non le ha sentite? Oh, sentiamo solo quelli e noi che siamo qua. Siamo da sola pacifici noi, signora. Non abbiamo bisogno di fare tutto questo cagnar. La lasciamo fare a loro. Ho sentito un pezzo di merda. Ecco, quello ho sentito tanto, anche lei l'avrà sentito. Non si fa. Questa non è democrazia, Non vogliono vedere Berlusconi, stiano a casa, scusi, nessuno li obbliga a venire qua. Comunque le mani al collo sono del primo, lo sanno tutti là. Bravo, infatti le riprese ci sono, bravo. Hai fatto bene. Hai il coraggio, se vuoi dirmi, chi ha messo? Ma perché dovrei dirglielo? E lei come si chiama? Lei come si chiama? Questa cosa non serve, è ignoranza. Questa è la democrazia. Quale democrazia? Guai se non fa. Non è possibile. E lei come si chiama? Lei come si chiama? Lei come si chiama? Come si chiama lei? No, qua davanti alla stampa. Vai davanti alla stampa, voi datemi i documenti, perché questa è una dimostrazione di democrazia, la vostra, vero? Io le sto chiedendo, lei come si chiama? Una dimostrazione di democrazia. No, non è niente. Bravo, non è niente. Manifestare è democrazia, c'è il diritto di manifestare. Certo. Ma non di dire un parolaccio alle forze dell'ordine, di non dare i documenti quando vengono richiesti, no? Esattamente, bravo. Di non dare i documenti quando vengono richiesti. Bravo. Esattamente. Bravo. Ambo le parti. Ambo le parti, giusto? Può andare, certo. Adesso può andare, Ieri sera ho rivisto le immagini di Enzo Tortora che, rivolgendosi ai suoi giudici, disse: io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Chi vuoi al potere? Io non ho ancora capito chi vuoi al potere.